Ciao a tutti diavoletti, oggi è il mio compleanno, quindi lasciate tutti quanti un mi piace. Eh sì, perché è il mio compleanno. Avete lasciato un mi piace? Vai, adesso commentate qui sotto con auguri, 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 auguri. Sto leggendo tutti i vostri commenti. Oh, ciao Daniela, ciao. Ok, ma secondo voi Vinci si ricorda del mio compleanno? Eh sì? Oh, io sono molto arrabbiato perché Vinci è da stamattina che non mi sta pensando e non mi ha fatto neanche gli auguri. Cosa? Guardate! Vinci è lì! Ehi Vinci, sai che giorno è oggi? Oggi è martedì, sì. Ed è l'11 aprile. Quindi è un martedì normale come tutti gli altri, no? Vinci, aspetta un attimino, alzati, alzati un attimino. Perché? Cosa succede oggi? Che giorno è? Oggi è martedì. È un giorno normalissimo come tutti gli altri martedì. Non è un martedì normalissimo. Vinci, non farmi arrabbiare, non farmi arrabbiare! Aspetta, tu stai continuando a dirmi che oggi è l'11 aprile e non è un giorno come tutti gli altri. 11 aprile? No. Non mi viene niente in mente. Oggi è un giorno come tutti gli altri, un martedì normalissimo. Cosa? Vinci, io e te abbiamo litigato per sempre. Perché oggi che giorno è? Oggi è il mio... No, non voglio dirtelo! Non voglio dirtelo perché te lo dovevi ricordare! Tu te lo dovevi ricordare! Vinci, io non ti voglio più vedere! Non voglio più vedere la tua faccia! Vinci ha veramente dimenticato il mio compleanno! Cos'è che ho dimenticato? Vinci, l'hai fatto veramente? Non capisco di cosa stai parlando. Non capisci di cosa sto parlando? No! Ripeti. Vinci, hai dimenticato un giorno molto importante, quindi non voglio più guardare la tua faccia. Che giorno è oggi? Dai, dimmelo. No, non te lo dico. Dovevi ricordartelo. Io non riesco a ricordare che giorno è oggi. Oggi è un normalissimo martedì. Non aprire la porta, non ti voglio più guardare. Dai, apri questa porta e dimmi oggi che giorno è. Diavoletti, Vinci ha sbagliato. Vinci ha veramente sbagliato questa volta. Perché Vinci non si ricorda del mio compleanno? Ok, Vinci sta continuando a bussare. Vinci, io e te abbiamo litigato, ci siamo lasciati, non ti voglio più guardare. Giorno è oggi. Diavoletti, basta! Anto e Vinci si sono lasciati. Ciao ciao Vinci! Non voglio più sentirti! Diavoletti? Vinci ha dimenticato veramente il mio compleanno! Anto, apri la porta! Diavoletti, Anto crede che io abbia dimenticato il suo compleanno? Sul serio? Ma certo che no! Io so benissimo oggi che giorno è! È l'11 aprile ed è il compleanno di... Ok, quello è un dado gigante, sì, ma oggi è il compleanno di Anto e io non l'ho dimenticato per niente. Anzi, oggi ho in mente di fare una grandissima sorpresa ad Anto, ma Anto non deve sapere nulla. Oh, ma adesso è lì che sta piangendo e questo mi dispiace molto. Vai via! Ma io non ho assolutamente dimenticato che oggi è il compleanno di Anto. Che bello! Io preparerò una mega sorpresa e voi siete pronti? Oh, Anto di certo non lo è perché adesso crede che io abbia dimenticato il suo compleanno e sta continuando a piangere. Anto, dai, dimmi oggi che giorno è perché veramente non ricordo. Apri la porta! Oh, Vinci sta continuando a bussare, sentite? Io devo partecipare al mio compleanno da solo! Eh sì, tanto qui solo io mi ricordo del mio compleanno! Nessuno, a parte voi, vero? Almeno voi vi ricordate, ok? Adesso gonfierò questo palloncino da solo, perché nessuno gonfierà i palloncini per me oggi. Oh, diavoletti, sto gonfiando questo palloncino. Sto gonfiando questo palloncino. Ok, prepariamo il mio compleanno da solo. Eh sì, lo devo fare da solo, perché qui nessuno si ricorda che è il mio compleanno. Sta continuando a bussare. Continua pure a bussare, Vinci. Oggi l'hai fatta grossa. Ok, ho gonfiato la lettera A. Adesso devo preparare Happy Birthday. Sì, proprio qui.
Nel bagno, da solo, festeggerò il mio compleanno da solo. Nel bagno, avete capito bene, con il lavandino, con l'acqua e con me stesso. E con voi, diavoletti. Oh, tanto Vinci non si ricorda del mio compleanno. Sta continuando a piangere e a lamentarsi che oggi nessuno si ricorda del suo compleanno. Ma invece io qui ho tantissimi regalini. Eh sì, tantissimi regalini per il compleanno di Anto. Voi siete curiosi di vedere questi regalini? Sono tutti qui dentro e sono super bellissimi. Oh, ok, ma dobbiamo nascondere questa busta, altrimenti Anto potrebbe uscire da un momento all'altro e potrebbe scoprire che io sto mentendo e che in realtà so che oggi è il suo compleanno. E questo non deve succedere, ok? Vi faccio vedere soltanto una cosina. Soltanto una cosina molto rara, aspettate. Oh, ci sono tantissimi regali. Quali prendo? Biscotti di Doraemon. Super rari, non è vero? Ad Anto piacciono tantissimo i biscotti. E questo regalo lo farà impazzire. Oh, non vedo l'ora. Ma adesso è molto triste. Oh, voi cosa pensate? È arrivato il momento di preparare la sorpresa per Anto? Sì? Ok, mettiamoci al lavoro. Questa busta la nascondiamo perché altrimenti potrebbe vederla qualcuno. Ok, non abbiamo tempo da perdere. Cosa succede qui? Perché fa? Ciao Vinci, come stai? Io bene. Dobbiamo dirti una cosa, ma Anto non deve sentire. Ok, adesso in bagno, forza. Non c'è nessuno con te? No, non c'è nessuno. Va bene. Quindi possiamo parlare da soli? Sì, adesso sì. Oggi è il compleanno di Anto. Lo so, ma Anto non sa niente. Noi siamo nel vostro hotel. Ti aiuteremo a preparare una sorpresa per Anto. Cosa? Qui con noi ci sono tutti i mostri. Oh, ci sono tutti? Sarà una sorpresa epica. Sì, dai. Vuoi il nostro aiuto? Sì, adesso che okay, siete qui. Va bene. Allora tu vai a preparare la sorpresa mentre noi distraiamo Anto. Sì, mi serve proprio qualcuno che distragga Anto. Cosa? I mostri di Garten No Ben Ben mi aiuteranno? Oh, diavoletti, questa è una cosa magnifica. Sapete perché? Perché io avevo proprio bisogno di qualcuno che riuscisse a distrarre Anto mentre io preparo la mega sorpresa super epica bellissima. Quindi restate con me perché questa sarà una sorpresa veramente super epica. E Anto non si aspetta nulla perché adesso è ancora in bagno che sta gonfiando i suoi palloncini Happy Birthday e crede di passare il compleanno da solo, ma in realtà no. Quindi restate con me. Oh, la sorpresa sarà mega epica e ci saranno tantissimi regalini. E poi guardate dove siamo. Siamo in questo parco super bellissimo in Giappone e quindi questa è una sorpresa super magnifica. Anto si divertirà tantissimo, ma adesso è molto triste perché crede veramente che io abbia dimenticato il suo compleanno, ma non potrei mai. Andiamo subito a preparare la sorpresa. Shh. Andiamo. Mostri di Garten No Ben Ben, mi raccomando, distraete molto bene, Anto. Non deve sospettare di niente. Che compleanno brutto! Oh, non mi piace affatto questo compleanno. Io ho sempre passato il mio compleanno insieme a Vinci. Oh, questo compleanno non mi sta piacendo. Oh. Aspettate, adesso vado a dire a Vinci che oggi è il mio compleanno. Andiamo a dirlo, ok? Vinci? Dove sei? Vinci? Cosa? Perché non c'è nessuno sul letto? Ehi Vinci, sei sul divano? Cosa? Vinci? Non sei neanche sul divano? Ok, aspettate un attimino. Ma dov'è Vinci? Neanche qui sotto? Vinci, dove sei? Oh no, diavoletti. Vinci? Oh, mi ha abbandonato il giorno del mio compleanno? Quindi, veramente ci siamo lasciati? Oh, questo è veramente molto brutto. Vinci, dove sei? Vinci, perché non ci sei? Il giorno del mio compleanno? Diavoletti, Vinci non c'è il giorno del mio compleanno? E poi noi siamo anche in Giappone e siamo in questo parco molto bello. Ma senza di te non è la stessa cosa. Vinci, dove sei? Perché non hai
Perché non hai preparato una festa di compleanno? Oh. Io adesso devo gonfiare questi palloncini da solo? E devo festeggiare la mia festa di compleanno da solo? Oh no, dov'è la candelina? Devo spegnere la candelina da solo? Ma aspettate, non ho neanche una torta! Dov'è la torta? Diavoletti? Questo sì che è un giorno molto triste. L'11 aprile è il mio compleanno. E doveva essere un giorno molto felice, ma in realtà è un giorno molto triste. Aspettate, forse si nasconde in bagno? Cosa? No, non c'è nessuno in bagno. Ok, diavoletti, Vinci non è in bagno. E non è neanche sul letto, non è sul divano, quindi mi ha abbandonato il giorno del mio compleanno. Cosa? Chi è che sta bussando? Sentite? Eh? Chi è? Cosa? Qualcuno mi sta bussando? Ok, secondo me Vinci mi ha preparato una sorpresa. Eh sì, secondo me qualcuno sta venendo e mi sta portando una torta. Vero, Vinci? Qualcuno sta bussando, sentite? Ok, secondo voi dobbiamo aprire? Oppure sono i mostri di Garten Open Ben? Ok, secondo me... andiamo. No, non vado. Secondo me... Cosa? Chi è? Ban Ban? Cosa ci fa qui fuori? Anto, sono Ban Ban. Sto bussando alla porta della vostra stanza. Cosa? Mi dispiace. Abbiamo rapito Vinci. Cosa? Se vuoi salvare Vinci... devi superare delle missioni. Oh no. Ogni missione che supererai avrai un indizio. La prima missione è seguirmi. Seguimi, ti porto in un posto speciale. Devo seguire Ban Ban? Ok, diavoletti, dobbiamo aprire questa po... Dobbiamo aprire la porta, sentite? Ok, Ban Ban sta continuando a bussarmi e mi ha appena dato la notizia più triste di sempre. Hanno rapito Vinci? I mostri di Garten Open Ben sono nel nostro hotel e hanno rapito Vinci il giorno del mio compleanno? Oh no, perché mi hanno fatto questo? Oh, Vinci, anche se hai dimenticato il giorno del mio compleanno, io ti voglio sempre con me, quindi... oh... devo subito salvare Vinci, devo subito salvare Vinci. E per salvare Vinci, devo superare le sfide. E la prima sfida è seguire Ban Ban. Io devo seguire Ban Ban. Ok. Cosa? Adesso sta bussando ancora più forte? Si sta arrabbiando? Ban Ban si sta arrabbiando? Sentite? Ehi Ban Ban, oggi è il mio compleanno! Calmati! Basta! Ok, apro. Ban Ban, devo seguirti? Ok. Ok, Ban Ban, basta arrabbiarsi. Diavoletti? Ban Ban è andato da quella parte? Ok, dobbiamo seguire Ban Ban. Ban Ban, adesso ti seguo. Diavoletti, Ban Ban è andato proprio da quella parte. Avete visto tutti con i vostri occhi? Ok, andiamo. Diavoletti, io sto seguendo Ban Ban. Sto proprio seguendo Ban Ban. Dove vuole portarmi? Ban Ban mi porta in un posto speciale. Questa è la prima missione. Dobbiamo seguire Ban Ban. Ok, ma dove mi stanno portando i mostri di Garten Open Ben? Io ho veramente molta ansia. Guardate, diavoletti, Ban Ban è proprio lì. Cosa vuole? Cosa vuole? È andato da quella parte? Ok, seguiamo tutti Ban Ban. Ban Ban è andato da quella parte. Ok, andiamo anche noi da quella parte. Ma cosa c'è qui? Diavoletti? Qui ci sono le lavatrici. Ok, usciamo da questa stanza. Potrebbe uscire Chef Pigster di Garten Open Ben. Ok,
Andiamo, Ban Ban è andato da questa parte. Ok, seguiamo Ban Ban. Ban Ban? Ok, Ban Ban, adesso? Dove vai? Dove vai? Perché corri? Diavoletti, Ban Ban sta correndo. Ok, noi dobbiamo seguire Ban Ban. Questa è la prima missione per salvare Vinci. Ma dov'è Vinci? Perché hanno rapito Vinci il giorno del mio compleanno? Ok, Ban Ban sta correndo. Seguiamo Ban Ban. Dove mi porterà Ban Ban? Dove mi porterà Ban Ban? Che ansia, che ansia. E se ci fossero gli altri mostri di Garten Ober Ben? Se ci fossero gli altri mostri dietro di me? Ok. Ok, diavoletti. Dove mi sta portando Ban Ban? Guardate, questo è il nostro hotel. Ban Ban, dove mi stai portando? Ok, adesso... Ho solo visto Ban Ban andare sempre avanti. Noi andiamo sempre avanti. Magari all'improvviso vediamo Vinci con una torta. Che ne dite? Secondo me Vinci mi sta facendo una sorpresa. Ok, ok, stiamo continuando a seguire Ban Ban. È andato da quella parte. Guardate, lì c'è Super Mario. Devo entrare lì dentro? Diavoletti, secondo voi devo entrare lì dentro? Andiamo. Venite con me, diavoletti, venite, dobbiamo seguire Ban Ban. Oggi è il mio compleanno è stato rovinato. Entriamo qui dentro. Oh, guardate, lì c'è qualcosa di super epico. Ma aspettate, io sto passando questa giornata nel parco senza Vinci. Ma voi sapete che Vinci è la persona più importante della mia vita e io non voglio passare questa giornata senza Vinci. Oh, ma guardate, qui è super bellissimo. Wow, questo mondo è super bellissimo. Passare il compleanno qui è molto bello, ma senza Vinci... Questo non ha senso, non ha senso. Ok, continuiamo, continuiamo a seguire Ban Ban. Ban Ban, perché mi ha portato in questo posto? Io non mi diverto senza Vinci. Ok, Ban Ban è lì, Ban Ban è lì. Ok, Ban Ban vuole farmi entrare. Ban Ban vuole farmi entrare nel parco. Andiamo, entriamo. Se Ban Ban vuole questo, noi entriamo nel parco. Entriamo. Ma perché sto entrando in questo parco senza Vinci? È il mio compleanno. Ehi, qualcuno si ricorda che devo spegnere le candeline? O solo io? Oh. Diavoletti, guardate. Lì ci sono i Minions. No, non sono Ban Ban. Questi sono i Minions. Guardate, si muovono. Wow, diavoletti, ci sono proprio tutti. Guardate quello coniglietto. Voglio farmi una foto, voglio farmi una foto. Oggi è il mio compleanno. Ok. Guardate, diavoletti, quello che ha gli occhiali come una farfalla. Guardate che carino. Ok, voglio fare un selfie. Voglio fare un selfie con questo coniglietto. Ok. Ok, ok, diavoletti, ma adesso non è il momento di pensare alle foto. Non è il momento di pensare alle foto. Perché qui con me non c'è Vinci. Noi dobbiamo solo pensare a salvare Vinci e a festeggiare questo compleanno. Eh sì, io devo festeggiare il mio compleanno, vi ricordate? Io sto aspettando notizie, sto aspettando notizie di Ban Ban. Oh, cosa? Guardate, Ban Ban è... Devi trovare il megafono e per farmi andare via devi urlare Ban Ban vai via. Poi ti darò un indizio. Cosa? Avete sentito? Diavoletti, avete sentito? Ma perché Ban Ban è sul mondo? Diavoletti, questo è il mondo che abbiamo visto prima. È proprio il mondo che abbiamo visto prima. Perché Ban Ban sei qui, su questo mondo? Ok, diavoletti, Ban Ban mi ha lanciato una sfida. Ban Ban mi ha proprio lanciato una sfida. Ban Ban mi ha detto che devo trovare il megafono nascosto. Perché in questo parco c'è un megafono. Ok, mettiamoci subito alla ricerca. Così, se troviamo il megafono, noi dobbiamo urlare Ban Ban vai via e Ban Ban ci darà un indizio. Ma quale indizio ci darà Ban Ban? Ok, continuiamo ad andare avanti, continuiamo ad andare avanti. Oh, questo parco è bellissimo, ma senza Vinci niente ha senso, niente ha senso. Oh, guardate, le persone hanno dei cappelli super bellissimi. Guardate quel pesciolino. Wow, e guardate quei funghi. Qui è tutto bellissimo. Ciao Luigi, ciao Mario.
Wow, diavoletti! Questo parco è super bellissimo, ma i mostri di Gartenoben stanno rovinando tutto. Guardate, c'è anche Pikachu. Ciao, Pikachu! Ok, diavoletti, devo cercare il megafono. Dove si trova questo megafono? Qui dentro? Dentro questi cespugli? C'è qualcosa? No, non c'è niente. Diavoletti, qui non c'è nessun megafono, non c'è nessun megafono. Ci sono solo questi fiori. Ehi, fiori, volete festeggiare il mio compleanno? Siete invitati nel bagno. Eh sì, nel bagno. Insieme al water, insieme al lavandino. A festeggiare il mio compleanno. Oh. Diavoletti, questa giornata è molto triste. Io pensavo di passarla nel migliore dei modi. Ma purtroppo Vinci ha dimenticato il mio compleanno e i mostri di Gartenoben hanno rovinato tutto. Cosa? Diavoletti? Cosa sta puntando questa mano? C'è una mano che sta puntando qualcosa? Ok, diavoletti, seguiamo questa mano. Seguiamo questa mano. Cosa sta puntando? Cosa sta puntando? Cosa? Diavoletti? Ban Ban mi ha dato un'indicazione. Eh sì, guardate, questa mano sta indicando qualcosa, sta indicando proprio di andare qui. E qui c'è il megafono rosso di Ban Ban. Ok, diavoletti, adesso noi dobbiamo urlare Ban Ban vai via, così Ban Ban andrà via. Ban Ban, sei qui? Guardate, diavoletti, Ban Ban è lì dietro che mi sta spiando. E adesso andrà via con questo megafono e mi darà un indizio per trovare Vinci. Ok, dai, siamo pronti, 3, 2, 1... Ok, Ban Ban, vai via! Cosa? Diavoletti, qui ci sono degli indizi, ci sono degli indizi! Cosa? Perché qui ci sono degli occhiali? Diavoletti, ci sono degli occhiali con le candeline sopra? E qui c'è scritto Happy Birthday! Felice compleanno! Diavoletti, e qui c'è un palloncino a forma di cuore? Questo cosa significa? Cos'è quest'indizio? Io non capisco! Cos'è quest'indizio? Perché ci sono questi occhiali di un compleanno e questo cuore di un compleanno? Oh? Indossiamo questi occhiali perché oggi è il mio compleanno! Forse Ban Ban si è ricordato del mio compleanno! Oh! Wow! Adesso sì che posso festeggiare il mio compleanno! Occhiali con le candeline! Ma cosa succede lì? Wow! Guardate! Andiamo? Qui c'è tanta gente, vediamo cosa succede! Guardate quanta gente! Ok, voglio vedere quello che sta succedendo! Cosa succede qui? Non capisco! C'è Shrek? Guardate, diavoletti, c'è proprio Shrek! Wow! E lì c'è il gatto con gli stivali. Guardate, oh, si sta avvicinando. Ciao Shrek. Oh, ci ha salutati? Il gatto con gli stivali è molto carino. Ok, diavoletti, procede tutto perfettamente. I mostri di Gartenoben stanno distraendo Anto. E adesso io sto per preparare la mega sorpresa. Oh, cosa? Vinci, sbrigati a preparare la sorpresa. Nab nab. Stiamo distraendo Anto. Lo so. La sorpresa sta venendo bene. Sì. Ok, aspettiamo te. Ok. Ok, i mostri di Gartenoben stanno continuando a distrarre Anto. Guardate, Anto è proprio distratto. Guardate, stiamo spiando Anto. Ehi, mostri, datemi notizie di Vinci. Vedete? Dove siete? È proprio Qual è distratto. Il prossimo mostro da sconfiggere. E non si aspetta per niente questa sorpresa mega magnifica. Quindi sarà una sorpresa super bellissima e inaspettata. Voi restate con noi, ok? Devo nascondermi. Io sto aspettando notizie, sto aspettando. Cosa? Sono Jumbo Josh. Adesso ti lancio una sfida. Sfida? Mi vedi? No. Sono dietro di te. Sei dietro di me? Dove? Diavoletti, io non vedo Jumbo Josh dietro di me. No, Jumbo Josh non è dietro di me. Mi ha mentito, Jumbo Josh mi ha mentito. Cosa? Jumbo Josh è lì? Guardate, diavoletti! Jumbo Josh è appeso sul soffitto! Aiuto!
potrebbe cadermi in testa, eh sì? Jumbo Josh, non è che vuoi saltare? Aiuto, non saltarmi in testa. Perché Jumbo Josh è sul soffitto? Ok, sentiamo la sfida. Qual è la sfida? Trova l'orsetto. Cosa? Sbrigati o rovinerò il tuo compleanno. Diavoletti, Jumbo Josh mi ha lanciato una sfida. Devo trovare l'orsetto verde gommoso e Jumbo Josh mi darà un indizio. E dov'è l'orsetto verde gommoso? Io non ho mai visto un orsetto verde gommoso. Dobbiamo subito trovarlo. Diavoletti, un orsetto verde gommoso non è che è qui? No, non è qui, guardate. Non è un orsetto verde. Oh, quello è nero, non è verde. No, qui non c'è un orsetto verde. Non c'è un orsetto verde. Guardate, diavoletti, lì c'è una stella. La stella di Super Mario. Il fungo, il fiore, ma... io non vedo niente di verde. No, non vedo niente di verde. Solo la bandiera di Luigi. Ma non è un orsetto gommoso. No, non è un orsetto gommoso verde. Lì c'è Yoshi. Oh, diavoletti, io non vedo da nessuna parte un orsetto gommoso verde. Non è che... oh, guardate, diavoletti, qui chi c'è? Oh, qui c'è Elmo, guardate. Sai dov'è un orsetto verde gommoso? Oh, mi ha salutato, ma non mi ha risposto. Elmo non vuole rispondere a questa domanda. Elmo non lo sa, non vuole rispondere. Ma forse... guardate, lì c'è qualcosa di verde. Forse abbiamo trovato l'orsetto verde gommoso. No, questo è solo un unicorno verde. Non è un orsetto. Oh, qui c'è una stella. I Minion non sanno niente? No, voi non lo sapete. Ok, io non trovo l'orsetto verde da nessuna parte e voglio festeggiare il mio compleanno. Oh, guardate, questo che cos'è? Un negozio tema Super Mario? Wow! Volevo comprare qualcosa, ma Vinci non c'è. Quindi non ha senso. Non ha senso comprare qualcosa. E poi Vinci non mi ha fatto neanche il regalo. Vi rendete conto? Oh, Vinci non mi ha fatto neanche il regalo, quindi... ha dimenticato veramente il mio compleanno. Eh sì. Oh, io sono da solo in questo parco perché Vinci ha dimenticato il mio compleanno. Ok, diavoletti, qui ci sono tantissime uova. Sembrano le uova di Opila Bird. Lì c'è Hello Kitty, ciao. E lì c'è Elmo. Wow, ciao, ciao Snoopy. Ok, ma perché queste persone si sono alzate? Cosa? Perché qui c'è un palloncino verde? Diavoletti, c'è... cosa? Oh, un orsetto verde? Guardate, c'è proprio un orsetto verde gigante. Wow, abbiamo trovato l'orsetto verde gigante. Cosa? Guardate, diavoletti, è proprio l'orsetto verde. Gommoso? Wow, è fatto di gomma. Lo devo mangiare? No. È di Jumbo Josh, quindi no, non mangiamolo. Ok, diavoletti, abbiamo trovato l'orsetto verde. Oh, perché qui c'è un palloncino verde? E perché qui c'è una candela? Questi sono i nuovi due indizi? Sì, questi sono i nuovi due indizi. Una candela? Aspettate, ma la candela è un indizio di un compleanno? Non è che Vinci mi sta preparando una sorpresa? Oppure i mostri di Garten of Benben mi stanno preparando una sorpresa? Oh, che ansia! Cosa significa questa candela? Cosa significa questo palloncino? Cosa sta succedendo secondo te? Non lo so, Jumbo Josh! E perché tu ti trovi proprio in questo parco? Guardate, diavoletti, qui c'è il mondo! Ok. Diavoletti, perché c'è questo indizio? Perché c'è questa candela come indizio? Quindi significa che questo compleanno non lo passerò da solo. Forse Jumbo Josh si è ricordato del mio compleanno e adesso festeggerò il compleanno insieme a Jumbo Josh. Oh,
Ma non mi piace festeggiare il compleanno con Jumbo Josh. Io voglio festeggiarlo con Vinci. Potrebbe arrabbiarsi. Guardate, lì. Eh sì, Jumbo Josh è proprio lì. Adesso qual è il prossimo mostro da sconfiggere? Oh, questa candela. Io la conserverò in tasca. Oh, stai bene, candela. Ok, cosa? Banbalena? Banbalena? Perché è vicino un cespuglio? Ehi, Banbalena? Sono Banbalena, se vuoi vincere questa sfida, devi trovarmi. Cosa? Adesso vado a nascondermi. Mi nascondo. Cosa? Se mi trovi, ti do un indizio. Se mi trovi, ti do un indizio? Banbalena va a nascondersi? Cosa? Banbalena è andato a nascondersi? Dove si trova Banbalena? Ok, ricordatevi che era proprio vicino ai cespugli, quindi se vedete Banbalena avvisatemi. Allora, vediamo un po', pensiamo. Banbalena è tutto bianco, ha un fiocco rosa, quindi, diavoletti, se vediamo qualcosa di rosa, avvisatemi. Diavoletti, controlliamo, controlliamo. C'è qualcosa qui? Niente, ok. Continuiamo a controllare, continuiamo a controllare. Guardate, diavoletti, qui ci sono delle uova. Wow, sono proprio delle uova. Ciao. Oh. No, non c'è il fiocco di Banbalena. E non c'è neanche Banbalena qui. Banbalena! No, non è Banbalena. È soltanto un coniglio tutto bianco. Qui c'è un fiocco tutto rosa. Io pensavo fosse il fiocco di Banbalena. Oh, ok. Non è Banbalena. È soltanto un coniglio. Ciao, coniglio. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, no, non è Banbalena. Oh, diavoletti. Oh, l'uovo di Opila Bird. No, non è l'uovo di Opila Bird. Non sei Banbalena. Sei soltanto un altro coniglio. Guardate, diavoletti. Uno e due. Ci sono due conigli qui, uno e due. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Magari vediamo Banbalena nascosto da qualche parte. Aspettate, vedo qualcosa. Aiutatemi, aiutatemi. Noi dobbiamo trovare Banbalena. Ci darà un indizio. Eh sì, voglio un indizio. Guardate, guardate. In quella pianta c'è un fiocco. Eh sì, in questa pianta c'è proprio un fiocco. Forse Banbalena si nasconde in questa pianta. Abbiamo trovato Banbalena! E vai, dai, prendiamo. Prendiamo Banbalena dalla testa. Cosa? È un fiocco rosso? Aspettate, Banbalena ha messo tantissimi fiocchi per tutto il parco? Così io mi confondo. Eh sì, diavoletti, questo qui non è un fiocco rosa, è rosso, non è quello di Banbalena. Oh no, Banbalena ci sta confondendo, ci sta confondendo, ok? Oh, non sei il fiocco di Banbalena, diavoletti? Dobbiamo cercare molto bene perché io voglio subito trovare Vinci. E voglio festeggiare il mio compleanno. Oh, perché le persone stanno correndo? Hanno visto quello, hanno visto quello. Qui c'è un fiocco, qui c'è un fiocco. Dobbiamo subito tirare questo fiocco perché Banbalena si nasconde fra quei cespugli. Dai, controlliamo fra 3, 2, 1. Cosa? Banbalena, esci, esci. Cosa? Non è Banbalena? Diavoletti, Banbalena ha nascosto un altro fiocco di colore giallo. E voi sapete che il fiocco di Banbalena non è di colore giallo. Uffa, mi ha confuso, mi ha confuso. Oh, quindi non si nasconde neanche fra questi cespugli? Banbalena, non sei qui? Oh no, Banbalena non è fra questi cespugli. Prima ha messo un fiocco rosso, poi ha messo un fiocco giallo. Adesso noi non dobbiamo farci ingannare. Noi non dobbiamo farci ingannare da Banbalena. Dobbiamo subito trovare Banbalena con il colore giusto. Ok, qui è tutto rosa, guardate. Wow, forse si sta mimetizzando. Si sta mimetizzando. Banbalena! No, è soltanto Hello Kitty. Wow, ok. Banbalena, ti nascondi in questo cestino? Oh, si sta facendo notte e io non trovo Banbalena da nessuna parte. Oh, hanno rovinato il mio compleanno. Fra poco è finito. Eh sì, fra poco il mio compleanno finisce. E io non ho spento neanche le candeline. Oh, dai,
prima della mezzanotte, prima della mezzanotte. Noi dobbiamo trovare Bambalena, ok? Bambalena? Dove sei? Oh, no, qui non c'è Bambalena. Qui c'è Nobita, ciao Nobita. E qui c'è Doraemon, ciao Doraemon. Sai dove si trova Bambalena? Ehi, non parli? No, non parla. Ok, quindi adesso mi arrenderò. Secondo me devo arrendermi. Mi dispiace, diavoletti, ma il mio compleanno non lo posso festeggiare, non lo posso festeggiare mai più. Quindi ho compiuto 21 anni, ma non ho spento le candeline. No, non ho spento le candeline. Non ho avuto una torta, non ho avuto una festa. È stato un compleanno molto strano. Neanche una piccola torta, niente. Cosa? Bambalena? Diavoletti, Bambalena si nasconde lì. Guardate. Silenzio, silenzio, se no ci potrebbe vedere. Guardate, guardate. Guardate, diavoletti. Bambalena si nasconde dietro Doraemon. Bambalena, esci, ti ho trovato. Sei dietro Doraemon. Bambalena? Diavoletti? Ho trovato Bambalena? Guardate, Bambalena si nascondeva proprio dietro Doraemon. Ok, Bambalena, adesso dammi l'indizio. Dammi subito l'indizio. Cosa? Diavoletti? Bambalena mi ha lanciato l'indizio? Cosa? Questo è un cappello. Diavoletti? Venite con me, venite. Diavoletti? Questo è un cappello? E qui c'è una torta di compleanno? Guardate, qui c'è scritto Happy Birthday. Oh no, diavoletti, questa è una candelina. Perché Bambalena mi ha dato questo indizio? Chi è che sta preparando una festa di compleanno? I mostri di Garten of Ben? Oppure Vinci? Io sospetto qualcosa. Voi sapete qualcosa, diavoletti? Perché io non sto festeggiando il mio compleanno e voglio festeggiarlo. Cosa? Chi è? Che bel cappello! Indossalo! Che bel cappello? Indossalo? Bambalena! Bambalena vuole che io indossi questo cappello? Ok, visto che sono il festeggiato, oggi devo indossare un cappello. Quindi, diavoletti, ecco qui. Ho indossato il cappello della torta, sì, della torta di compleanno, che non ho ricevuto. Io non ho ricevuto nessuna torta di compleanno, ma guardate, le candele si muovono. Wow, perché Bambalena mi ha dato questo cappello? Non capisco. È molto sospetto, molto sospetto, ma sono il festeggiato, quindi ehi, altre persone, datemi gli auguri. Voglio gli auguri, sono il festeggiato. Sì, tutti sapranno che è il mio compleanno se indosso questo cappello. Andiamo. È il mio compleanno. È il mio compleanno. Ok, diavoletti, sono Vinci e sono qui per aggiornarvi. Anto? Anto ha appena ricevuto il cappello di Bambalena. Eh sì, perché i mostri di Garten of Ben Ben... Vuole fare un regalo? Oh, Anto vuole anche un regalo. Ok, stavo dicendo che i mostri di Garten of Ben Ben mi stanno aiutando perché la sorpresa è quasi pronta. Ma io non... C'è la mia festa di compleanno, qualcuno viene? Ma io non vi faccio vedere ancora nulla perché altrimenti non sarebbe una sorpresa. Ma è super bellissima, quindi restate con noi se volete vedere la sorpresa. Ok, ma i mostri di Garten of Ben Ben mi stanno aiutando perché stanno distraendo Anto. E adesso Anto è molto triste. Oh, è veramente molto triste. Ok, ma non possiamo stare qui immobili. Dobbiamo continuare con la sorpresa. Nessuno si ricorda del mio compleanno. Cosa? Sono Chef Pinkster. Se vuoi salvare Vinci, devi trovare il peluche del maialino. È nascosto nel parco. Cosa? Il maialino vuole dirti un segreto. Cosa? Chef Pinkster? Chef Pinkster è vicino quel mondo e mi ha detto che devo trovare il peluche del maialino nascosto in questo parco perché vuole dirmi un segreto. Cosa? Il peluche del maialino vuole dirmi un segreto? E quale segreto vuole dirmi quel peluche? Diavoletti, dobbiamo subito trovare il peluche del maialino di Chef Pinkster. Ok, forse è qui sotto? No,
qui sotto non c'è niente. Qui c'è un cestino. Secondo voi, il peluche del maialino si nasconde in questo cestino? Controlliamo, accendiamo la torcia, così vediamo meglio. Diavoletti? Ok, ho acceso la torcia. No, non c'è niente. Qui dentro non c'è niente. Oh, controlliamo fra i cespugli. Fra i cespugli si nasconde sempre qualcosa. No, questa volta non c'è niente. Niente. Oh. Ok, qui c'è Pikachu. Ciao Pikachu. Almeno tu mi dai gli auguri? Ma vi rendete conto? È notte, è proprio notte. E Vinci non mi ha dato neanche gli auguri. Oh, speriamo che non venga la mezzanotte. Speriamo che non venga la mezzanotte. E il mio compleanno finisca? Io non voglio far finire il mio compleanno senza una torta. Ma dov'è Vinci? Adesso dobbiamo solo completare questa sfida. Dobbiamo trovare il maialino di Chef Pixter. Ok, maialino di Chef Pixter, dove sei? Diavoletti è qui dietro? No. Ma secondo voi Vinci mi sta preparando qualche sorpresa? Sono in ansia, sono in ansia. Oh? Sento qualcosa lì. Diavoletti? In questo cestino... Aspettate, non riesco neanche a parlare. In questo cestino c'è qualcosa, sentite. Controlliamo, controlliamo. Cosa? Diavoletti, c'è un maialino, guardate. Ok, dobbiamo prendere quel maialino. Dobbiamo salvare quel maialino, ok. Prendiamolo, ok. In questo cestino... Si nascondeva un maialino? Ciao maialino di Chef Pixter. Cosa vuoi? Vuoi dirmi un segreto? Io non ti ascolto, non ti ascolto. Ho veramente molta paura. Cosa vuole dirmi il maialino di Chef Pixter? Cosa? Dov'è? È sparito? È sparito! No, come hai fatto a muoverti da solo? Forse Chef Pixter è dentro di te, vero? Io non ascolto questo maialino, andiamo via. Lasciamo quel maialino lì, ciao. Ok, ho veramente molta paura. Cosa? Ascolta il maialino oppure succede qualcosa di brutto. Ma Chef Pixter cosa mi ha detto? Diavoletti? Chef Pixter mi ha detto che devo ascoltare il maialino. Se no succede qualcosa di brutto. Ok, io non voglio far succedere qualcosa di brutto al mio compleanno. Quindi torniamo indietro e ascoltiamo il maialino. Sei già qui? Oh, diavoletti, è già qui il maialino. Cosa vuoi dirmi? Indossa questa fascia, c'è una sorpresa per te. Indossa questa fascia? C'è una sorpresa per te. Il maialino ha detto che c'è una sorpresa per me. Ho sentito bene? C'è una sorpresa per me? Oh, cosa? Chi mi ha lanciato questa fascia? Maialino? Io devo indossare questa fascia? È la fascia di Chef Pixter? Che ansia! Ok, indossiamo questa fascia. C'è una sorpresa per me? Forse i mostri di Garten Ben Ben mi hanno organizzato una festa? Oppure Vinci? Chissà! Oh, secondo voi Vinci mi ha organizzato una festa? Una festa di compleanno? Speriamo. Ok, è arrivato il momento di mettere la fascia. Adesso non vedo niente. Adesso non vedo niente. Dove devo andare? Qualcuno mi sta tirando! Vedete qualcuno? Ban Ban? Ban Ban? Dove mi stai portando? Cosa, diavoletti? Sto andando in un posto misterioso. Oh, Ban Ban! Ban Ban? Attenzione, io potrei cadere. Ok, diavoletti, io ho gli occhi tutti coperti, non vedo niente. Voi vedete dove mi sta portando Ban Ban? Ban Ban! Basta! Ban Ban, dove mi hai portato? Dove sono? Chi è? Ban Ban? Chi è? Vinci, sei tu? Cosa? Mi hai preparato? Una sorpresa? Non capisco, sto sognando. Oppure tu non hai dimenticato il mio compleanno? Certo che no, non potrei mai dimenticare il tuo compleanno. E allora cosa devi dirmi? Tanti auguri, Anto. Che bello! Finalmente l'hai detto, finalmente hai detto la parola auguri. Che bello! Guardate, diavoletti, Vinci ha preparato una sorpresa per me. Eh sì, e ti devo dire di più. I mostri di Garten Ben Ben ti hanno solamente distratto.
I mostri di Garten Oberben ti hanno aiutato a fare questa sorpresa super bella? Esatto, non mi hanno rapito sul serio. Era solo una messa in scena per farmi preparare tutta la sorpresa. E tutti i regali stupendi, guarda. Questo è solamente un assaggio? Quelli sono i miei regali? Sì, ma non guardarli adesso perché dobbiamo prima spegnere le candeline super speciali. Queste sono candeline. Guardate, diavoletti, speciali. Aspetta, Vinci, mostra la torta. Diavoletti, la torta è super bella, guardate, questo che cos'è, un gelato? Sì, un gelato biscotto, ci sono dei marshmallow e questi sono dei mini minion banane. Wow, diavoletti, sono bellissimi. Queste sono delle candeline super speciali. Non sono candeline come tutte le altre. Quando accendi queste candeline succede qualcosa di veramente magico. Ok, Vinci, visto che io ho compiuto 21 anni, voglio spegnere le candeline. Vinci, voglio vedere cosa fa questo fiore. Sì, questo fiore fa qualcosa di veramente magico. Ok, stiamo accendendo una candela. E adesso restate con noi perché succede qualcosa di veramente super epico! Wow! Che bello! Restate a guardare, restate a guardare! Ok, tanti auguri a me! Tanti auguri a me! Tanti auguri ad Anto! Tanti auguri a me! Vieni Anto, avvicinati, guarda! Cosa succederà? Che ansia! Oh? Cosa? Hai visto? Wow! Tanti auguri a te! Wow! Tanti posso spegnere le candele? Certo che devi! Tanti auguri a Anto! Tanti auguri a te! Che bello! Accendi le luci! Ok! Abbiamo acceso le luci! Che bello! Vero? Sì, è stato veramente bello! Diavoletti, avete visto questo fiore? All'improvviso si è aperto! E adesso, guardate! È proprio aperto! Ok, ma adesso ne devi spegnere un'altra di candela, sai perché? Devo spegnere la torta! Esatto! Questa era una speciale! Sì, questa era una speciale, ma i mostri di Garten Oberben vogliono partecipare anche loro. Ah, tanti auguri a te. Ok, ok, sei pronto? Sì, sono pronto, vai! Diavoletti, adesso devo spegnere anche la candelina della torta. Guardate. Diavoletti, cantate anche voi. Cantiamo tutti insieme? Sì. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, mostri di Garten Oberben, venite! Tanti auguri ad Anto, ci sono anche loro, guarda! Wow! Tanti auguri a te, tanti auguri a Anto, tanti auguri a te! Wow, ok, è arrivato il momento di spegnere la candelina! Sì, tutti ti hanno dato gli auguri, diavoletti, tanti auguri ad Anto, forza, spegni! Oh, è stato bellissimo, diavoletti, questa sorpresa è stata super bellissima. Però i regali non saranno facili da ottenere. Wow, che bella questa torta, dove l'hai presa? L'ho creata io. Ti piace? Molto buona. Oh sì, ma voglio provare questi gelati. Questi sono biscotti gelati e guarda questo marshmallow gigante. Ok, prendilo. 3, 2. Ce l'hai fatta! Ok, Anto, adesso passiamo subito ai tuoi regali. Questo è solamente l'inizio. Vinci, voglio tantissimi regali, voglio tantissimi regali! Sì, ma per rendere la situazione un po' più divertente, adesso tu devi indossare questa fascia. Oh, diavoletti, è arrivato il momento dei regali e devo indossare la fascia? Sì, perché i regali li sceglierai tu. Cosa? Sì, con questi. Giusto e sbagliato, cioè sì e no. Ecco, tieni, il cerchio sta per sì e la X sta per no. Iniziamo subito. Questo lo vuoi? Cosa? Non puoi vedere, devi scegliere sì o no. Con le frecce. Esatto. Diavoletti, che cos'è? Qualcosa di brutto o qualcosa di bello? Lo voglio. Oh, leva subito la fascia. Cosa è successo? Biscotti di Doraemon. Vinci, dove li hai presi? Sono super rari, sono super contento. Sì, questi... Io pensavo di non ricevere un regalo oggi. Ok, ma non è finita qui, quindi aprili. Oh, diavoletti, questi sono i biscotti di Doraemon. Apriamone uno. Voglio vederlo. Ok. Wow, Vinci, dove li hai trovati? Sono super rari e buonissimi, assaggiali. Mi dispiace, Doraemon.
Sono come piacciono a me, con il cioccolato. Super buonissimi, ottima scelta. Adesso ti è andata bene, ma rimettiti subito la fascia. Dai, Anto, dopo penserai a mangiare i biscotti di Doraemon. Ok, adesso rimettiti la fascia perché dobbiamo subito continuare. Ok, forza, preparati. Preparati perché queste sono mega super rare. Sì o no? Sì o no? Le caramelle dei Pokémon. No. Secondo me è qualcosa di brutto. Oh, leva la fascia. Sono le caramelle molto mega super iper rare dei Pokémon. Oh, Vinci, ma io amo i Pokémon. Beh, la situazione così è molto più divertente, quindi non riceverai queste caramelle dei Pokémon. Non posso averle perché ho scelto no. No. Uffa. Anche se è il tuo compleanno, niente eccezioni, perché questa è una challenge super divertente. Oh. Ma ci sono tantissimi altri regali, quindi rimetti la fascia. Rimetti la fascia perché il prossimo prodotto è super raro anche questo. Spero di scegliere bene, spero di scegliere bene. Sì, guardate questa bevanda. Scegli sì oppure no? Sì. Che c'è? Leva la fascia. Cosa è successo? Bevanda super rara, guarda che bella. Oh, mi hai regalato questa bevanda super rara? Sì, assaggiala. Perché si apre? Sì, certo, è una bevanda vera e propria. Sì, ma guarda questa faccina, è super cute. Ma è una bevanda. Ok, cosa? Diavoletti, è una bevanda? Cosa? È proprio una bevanda. Oh sì, che buona, assaggia. E al kiwi mi piace. Al kiwi. Molto buona questa bevanda. Ok, rimetti subito la fascia, rimetti la fascia. Altri regali per me, altri Ma regali. Ma certo, questo è solo l'inizio, ce ne sono tantissimi. E non sono ancora tutti qui. No, ne sono molti altri che ti darò dopo. Ok, okay. Che ansia. Sì, oppure no? Guardate. Oh, è troppo carino. No. Oh. Che c'è? Oh. Leva la fascia. Vinci, questo dammelo, dai! No, non posso, perché è la challenge. Sì, ma io volevo il peluche all'interno! Oh. Dai! No! Uffa, ho perso! Ok. Ok, continuiamo. Forse dopo te lo darò soltanto perché è il tuo compleanno. Ok, rimetti subito la fascia. L'ho messa, dai, sbrigati! Ok, Anto, preparati subito! Dai, vinci, questa volta vincerò! Super piccante. Questa volta scelgo. No, scelgo no. Fio. Che c'è? Salsa super piccante. Cosa? Oh, meno male che ho scelto no. Io non volevo questo regalo, non volevo la salsa super piccante. Ottima scelta. Ok, rimetti subito la fascia perché adesso arriva un regalo super... Beh, non posso dirti altro perché altrimenti... Super cattivo come la salsa piccante? Oppure super mega raro come le caramelle. Non posso dire altro. Ok, preparati, metti la fascia. Ok, ho messo la fascia. Pancake super mega raro. Guardate questo pancake. È super raro. Scelgo. Sì. Che c'è? Leva subito la fascia perché so che a te piacciono moltissimo i pancake, ma questo non è un pancake semplice, è un pancake super raro. Vinci, dei Pokémon di Pikachu. Vinci, dove hai trovato questo pancake di Pikachu? E all'interno c'è proprio del cioccolato, quindi è super buonissimo. Oh, voglio dare un morso, ma ho paura di rovinare Pikachu. Dai, assaggialo. Questo regalo mi piace molto. Oh, Pikachu non c'è più. Ti piace questo pancake? Molto. E guarda sotto. Wow. Rimetti la fascia, rimetti subito la fascia. Ok. Ok, preparati perché sta per arrivare un altro regalino. Ok. Guardate. Scelgo sì. Oh, bene. Leva la fascia. Buon per te. Un lecca lecca di Super Mario? Fatto di cioccolato. Wow, molto buono. Questi regali mi piacciono molto. Questi regali mi stanno piacendo moltissimo. Ma questo è soltanto l'inizio. Ce ne sono tantissimi altri che non mostrerò perché ne sono veramente troppi. Vinci, sai che io pensavo di non ricevere neanche un regalo. Questa festa sorpresa mi è piaciuta molto. Eh sì, è stata super carina, vero diavoletti? Commentate qui sotto se vi è piaciuta. Preparati. Dai, questa volta
Sì o no? No. Che c'è? Hai detto no? Perché? Lecca lecca di cioccolato super raro. Vinci, dai, posso assaggiarlo? No. No? No, perché hai detto di no. Dai, giochiamo ancora, giochiamo ancora. Sì, ci sono tantissimi altri regali. Preparati, metti la fascia. Ok, Vinci, io voglio altri regali. Voglio altri regali!